Per quanto riguarda la musica leggera, non se ne interessa assolutamente. Ma non è che non mi interessi assolutamente, perché amando la vita in tutti i suoi aspetti, l'amo in un certo senso anche in questo aspetto che io considero intellettualmente piuttosto volgare di basso livello in Italia. La musica leggera italiana mi sembra veramente brutta. Però ci sono certi momenti in cui non si può prescindere dal fatto che questa musica leggera ci sia. Non so, risentendo certe canzonette di 10 anni fa, sia un po' quel fenomeno che Proust chiama intermittence du cœur, cioè improvvisamente sentendo delle note pur stupide di 10 anni fa, improvvisamente un brano del mondo come era 10 anni fa appare ai nostri occhi. Quindi la musica leggera è molto legata alla nostra vita quotidiana, misteriosamente legata alla nostra vita quotidiana, e quindi un certo amore ce l'ho per questa musica leggera. Certo, poi a livello intellettuale devo fare delle scelte piuttosto rigorose. L'unica musica contemporanea che mi è piaciuta in questi ultimi tempi è naturalmente quella di Beatles o quella di Rolling Stones, ecco. In Italia forse dell'Equipe 84 o qualcosa. Buonasera a tutti, grazie. Buonasera agli amici che ci seguono in streaming, buonasera alla platea del Teatro Edoardo De Filippo, che è la sede del Lab Culturale di Officina delle Arti Pierpaolo Pasolini, che è un laboratorio di alta formazione artistica della Regione Lazio. Lo ricordiamo, è divisa in 3 sezioni, multimediale, teatro e canzone. E la supervisione è di Tosca Donati, che ringraziamo subito per averci, come dire, dato fiducia in questa storia. Allora, l'avrete capito, l'argomento è Pasolini. Qualche giorno fa ci sono stati i 100 anni della sua nascita, e l'argomento è Pasolini e le canzoni, anzi, le canzonette, come le chiamava lui. Avete sentito da questo contributo sonoro che viene dalle teche della RAI e che è stato ritrovato da Radio Teche Teche, la radio digitale di Radio RAI in cui io lavoro. Io mi chiamo Elisabetta Malantrucco. Per organizzare questa serata ho avuto due complici. Uno è un musicista straordinario, è un docente qui a Officina Pasolini, docente di produzione artistica, ed è il direttore musicale di questo evento e si chiama Piero Fabrizi. Un applauso a Piero, dopo lo saluteremo. E l'altro sodale complice è un conduttore radiofonico, un giornalista musicale, uno storico della canzone e anche un cantautore. Presenterà la serata con me e si chiama Luciano Ceri, è quel signore seduto là. E io mi vado a sedere. Allora, intanto grazie di essere venuti così numerosi. E insomma, Elisabetta, Pasolini era un ragazzo che come noi amava i Beatles e i Rolling Stones, e Decisamente, magari anche decisamente. 29 settembre dell'Equipe È 84, molto probabile, per dire, per forse, dire. vero? Bene, allora, questo viaggio che faremo nel mondo della canzone, delle canzoni scritte da Pasolini, ci raggiungerà tra poco Dacia Maraini, che oltre a essere stata una sua amica, ha avuto anche la possibilità di scrivere insieme a lui due testi, ne parleremo più in là. E direi di partire proprio direttamente con una domanda a Enrico: come arriva Pasolini al mondo della canzonetta? C'è qualcosa che lo precede sin da quando era in Friuli? Certo, beh, intanto buonasera a tutti, grazie di questo invito, grazie a questi due amici che ho accanto, grazie a Piero, a Tosca, all'Officina Pasolini, non è la prima volta che vengo, mi sembra un posto bellissimo. Sì, beh, Laura Betti, che di Pasolini sapeva qualcosa, diceva che Pierpaolo aveva una grandissima ammirazione proprio per la musica, era quasi umile di fronte alla musica. Era per lui qualcosa di immenso, non poteva farne a meno quando lavorava. Stiamo parlando anche di Mozart, Bach, Vivaldi, ma anche gli piacevano le contaminazioni, la canzone, come abbiamo appena sentito, il jazz. Era un ballerino. Laura Betti racconta che era un ballerino di Madison, di twist, di tango soprattutto. Ecco, lui fino dai primi anni 40. Quindi quando aveva poco più di 20 anni,
scriveva già delle villotte, no? La forma tradizionale della musica popolare friulana, o altri testi poetici in friulano, comunque per dei varietà, proprio degli spettacoli di varietà, delle villotte che venivano musicate da amiche sue. Non so, la musicista più nota è Pina Kaltz, oppure Giovanna Bemporad, che era un'intellettuale, una ebrea che si era rifugiata a Casarsa, dove stava lui. Nel suo primo romanzo, Il sogno di una cosa, che è del 1948, lui già dichiara quanto importante sia debba essere per i ragazzi conoscere la canzone, sia quella di tradizione popolare, sia quella di consumo, e di canzoni sono infarciti tutti i suoi romanzi. All'inizio degli anni 50 scrive proprio un poemetto che si chiama Il canto popolare, che poi finisce nelle ceneri di Gramsci, dove, lo leggo questa frase, dice per esempio: la libertà non ha voce per il popolo, cane, e il popolo canta. Quindi è un antidoto notevole per il popolo poter fruire della musica, della canzone. Nel 55 pubblica un'opera fondamentale, che è Per Guanda, il canzoniere italiano, sottotitolo molto chiaro, Antologia della poesia popolare. Poesia popolare in musica, anche se questa raccolta ha dei limiti, perché appunto lui non tiene conto della musica. È profetico anche in questo lavoro qua, perché anticipa tutto l'interesse per la cultura popolare che sarebbe arrivato di lì a poco. È vero che in quegli anni cominciavano a fare ricerche sulla musica popolare in Italia, addirittura un grande specialista come Alan Lomax insieme a Carpitella. Lui conosceva Carpitella, ma non era a conoscenza di questo lavoro di Lomax. Per cui è una raccolta di canti popolari che ha delle sue ingenuità, che ha delle sue dei limiti, diciamo, dei limiti oggettivi e soggettivi. Però pensate, ha raccolto un corpus di circa 800 documenti. Un giorno raccontò di aver letto 3.000 villotte in due giorni, non ne poteva più. Era il momento in cui stava scrivendo Ragazze di vita. E c'è un'introduzione in questo libro che è molto importante, molto, molto, anche se appunto risente del fatto che lui si basa su raccolte antologiche precedenti dall'Ottocento in poi, che non erano ancora aggiornate secondo i nuovi criteri dell'etnomusicologia. Forse la cosa più recente di cui lui aveva conoscenza era uno studio di Ernesto De Martino, l'unico, diciamo, di impronta marxista, che gli altri non di certo. Però insomma, questa bibliografia che lui aggiunge alla sua raccolta è comunque di grandissimo interesse. Comunque anche questa cosa lui la fa, come sempre in tutte le cose, da poeta, non c'è niente da fare. Leggo un'altra sua citazione, lui dice: la vita è un linguaggio che a volte si esprime in prosa e delle volte si esprime in poesia. Ecco, anche il linguaggio della reale vita popolare per lui poteva essere poesia. Ecco. Poi ci sono altre cose, ma... Ma sì, infatti lui è Enrico De Angelis, come potete vedere, lui è un grandissimo, è il più grande storico della canzone che abbiamo in Italia, vero Luciano? Sì, sì. Adesso con Enrico tra poco parleremo di Giro a vuoto, uno spettacolo fondamentale nell'evoluzione di Pasolini, e in un'intervista del 1956 per la rivista Avanguardia si concludeva con queste parole di Pasolini: quanto a me, credo che mi interesserebbe e mi divertirebbe applicare dei versi a una bella musica, tango o samba che sia. Allora, come nasce Giro a vuoto, Enrico?
Sì, tu hai citato questo articolo di Avanguardia che è molto importante anche perché, lo dico brevemente, Avanguardia era la rivista romana della FGC, la Federazione Giovanile Comunista, era diretta da Gianni Rodari, già questo è un nome importante da citare, e questa rivista lanciò un appello che si chiamava proprio Le parole dei poeti per la canzone. E Pasolini stesso si chiedeva perché non avrebbe potuto, era proprio una reazione al Festival di Sanremo di quell'anno, e Pasolini si chiedeva ma perché in una canzone non ci può essere l'intervento di un poeta. Ora io dico anche, lo sappiamo un po' tutti, che non sempre i poeti e gli scrittori sanno scrivere delle belle canzoni, perché per scrivere belle canzoni ci vogliono dei criteri, dei requisiti, insomma bisogna rispettare una serie di regole complicatissime legate alla metrica musicale, eccetera. Però le canzoni di Pasolini sono canzoni. Le azzeccate. Ecco, allora... Allora che succede nel ecco, 59? Ecco, succede... Sì. No, te lo sto chiedendo. Appunto. Allora, succede e qui entra in scena Laura Betti. Laura Betti, grande amica di Pasolini e di tanti letterati, soprattutto di un certo Giro Romano. Allora, Giro Vuoto è uno spettacolo che debutta al Gerolamo di Milano nel gennaio del 1960. Poi avrà altre edizioni nello stesso anno, in ottobre, poi... verrà replicato a Parigi, ma di questo poi parliamo dopo, magari per altri motivi. C'è un numero 3 e un numero anche 4. È un'esperienza molto interessante, ma direi quasi un esperimento più che un'esperienza. E anche se è lo spettacolo Giro Vuoto che ha lasciato veramente il segno, però io dico sempre che questa operazione della Betti non nasce in teatro, prima ancora che in teatro, nasce in veste discografica, perché pensate un po', nel gennaio del 58, cioè prima ancora della rivoluzione che porta a volare al festival, e prima ancora del fondamentale, importante movimento Cantacronache che si sviluppa a Torino, lei pone le basi di un repertorio firmato da degli attori che però erano degli intellettuali, che certamente non erano i soliti parolieri. Sto parlando di Vittorio Gassman, di Alberto Bonucci, di Vittorio Caprioli, e riesce a farsi fare da loro dei testi per canzoni che escono in un disco. L'anno successivo esce un altro disco ancora con altri testi di Moravia, di Mario Soldati, di William Denby, che era uno scrittore americano che sposò una scrittrice italiana e visse a Roma, eccetera. Quindi ci sono già questi precedenti che sono, secondo me, molto significativi. E poi prende vita lo spettacolo teatrale, per il quale, con la regia di Filippo Crivelli, Giro Vuoto. E lei chiede le canzoni di questo spettacolo a signori che si chiamano Pasolini, appunto, Flaiano, Arbasino, Parise, Fortini, Ercole Patti, Camilla Cederna, Giorgio Bassani, e anche i compositori sono compositori, non quelli soliti, diciamo, della musica leggera, chiamiamola così, ma sono compositori raffinati, compositori vicini al jazz o al teatro musicale: Piero Miliani, Fiorenzo Carpi, Gino Negri, Luciano Sciagli, Gino Marinuzzi, non vorrei dimenticarne qualcuno, Piero Piccioni, Gianfranco Maselli, Franco Nebbia, eccetera. Poi man mano che vanno avanti edizioni nuove dello spettacolo, arrivano altre canzoni nuove, e purtroppo una metà circa di queste canzoni su testi di letterati sono documentate su disco, un'altra metà restano inedite e quindi si sono come perdute, perché se le ricorda solo chi ha potuto vedere quegli spettacoli. E lo possiamo vedere il retro dell'album di cui sta parlando Enrico, dove vedete ci sono elencate le canzoni e gli autori e i compositori raccolti in quello spettacolo. Posso dire un'altra cosa curiosa? Come no? Laura Betti racconta, racconta dei divertenti, delle storie autobiografiche riguardante la costruzione di questo spettacolo, di questi dischi, in un libro che si chiama Tetta Veletta. Allora, Tetta Veletta è un'espressione senza senso che
Pasolini si è inventato, per questo dico che è una cosa curiosa, volevo raccontarla, ma per chi non la sa, insomma, poi voi la sapete, non so. È un'espressione che si è inventato a 3 anni e mezzo, lo racconta lui, per indicare, per manifestare il sorgere del desiderio sessuale. Pensate un po'. E la Betti intitola così questo suo libro dove racconta questi incontri con i suoi amici intellettuali e li chiama tutti al femminile. Li chiama la Moravia, la Siciliano, la Buzzati, la Fortini, la Calvino. Ecco, forse, non so bene perché, forse un po' anche per l'omosessualità un po' latente in alcuni di questi, ma forse voleva associare loro, questi scrittori, l'immagine... diciamo stereotipata della femmina capricciosa e svenevole e vanitosa, ecco. E guardiamola alla copertina dell'album di Laura Betti dove lei compare in tutta la sua vistosa giovinezza, la Giaguara si faceva chiamare, almeno o i critici la chiamavano la Giaguara o lei stessa, adesso non è ben chiaro. Noi invece questa sera cominciamo la rassegna delle canzoni di Pasolini con una canzone che non è compresa in questo disco. Non solo non è compresa, ma non è mai stata incisa dalla Betti in italiano, è vero Enrico? Sì, è la ballata del suicidio, si chiama. È la ballata del suicidio, allude a una determinazione di suicidio indotto dall'ostilità sociale verso il diverso. Ne esistono anche 2 redazioni, una delle quali ha una strofa diversa. La musica è di Giovanni Fusco. Viene dalla 2ª edizione dello spettacolo Giro a Vuoto. Prima accennavo al fatto che ci fu un'edizione parigina di questo spettacolo, perché a una recita milanese erano presenti i Frères Jacques, famoso gruppo francese di, come si può dire, di cabaret, di canzone un po' surreale, è stato un po' il modello dei Gufi, sono stati i Frères Jacques, che si innamorarono di questo spettacolo e si diedero da fare perché fosse andasse a Parigi e infatti debuttò a Parigi. Questo soggiorno parigino fece sì che la Betti lo faceva tutto in francese a Parigi lo spettacolo, ma fece sì anche questo suo soggiorno che le fecero incidere dei dischi con alcune canzoni in francese, tra cui questa, la ballata del suicidio. E questa canzone, eseguita dalla Betti, è rimasta documentata solo nella versione francese che lei fece. Poi ci sono state, per fortuna, delle cantanti italiane che l'hanno fatto, mi pare prima Grazia De Marchi, poi Anna Nogara in un disco che hai curato tu, Luciano, ed è importante la scelta di Anna Nogara perché fu Laura Betti a indicarla come la persona giusta per cantare questa canzone nella versione italiana. Però noi adesso la ascoltiamo dalla voce di Isabella Alfano, che invitiamo a salire sul palco. Isabella è un'interprete, una giovane artista del corso di canzone a Officina Pasolini. Pietà, pietà, voi mi volete morte sepolta, senza voce, senza gesti, senza viso, senza vita, che non torni, voi dite mai più la pazzia che sa fu qui tra noi. Pietà, pietà, gente felice, voi mi sperate, impiccata, annegata, incendiata, maciullata, che sta a fare, voi dite se fa solo rabbia e lo sa qui tra noi. Pietà, gente per bene, voi mi temete,
nel mio amore, nel mio vizio, nel mio ardore, nel mio odio. Perché vive, voi dite qua giù, peccatrice tabù qui tra noi. Pietà, pietà, gente normale, mi condannate a tremare, ad odiare, a celarmi, a sparire. Chi è diverso, voi dite, non può rimanere neanche un po' qui tra noi. Pietà, pietà, gente al potere, voi minacciate con l'arresto, con la gogna, con la cella, con il rogo, la passione, voi dite, non dà che fastidio, ansietà qui tra noi. Di parlare, di cantare, di godere, di peccare, ma sì, per me è finita, state tranquilli. Isabella Alfano. Allora, ci ha raggiunto una persona che è stata per tanti anni amica di Pierpaolo Pasolini, che ha condiviso con lui anche l'esperienza di autrice di testi per canzoni. Ha scritto recentemente, pubblicato da meno di una settimana, un libro molto intenso e pieno di affetto nel ricordo, che si intitola Caro Pierpaolo. È una scrittrice di grande talento e di grande successo, e invito a salire sul palco Dacia Mareini. Allora, noi abbiamo aperto la serata con una testimonianza vocale di Pasolini, che era intervistato dalla radio italiana e che diceva che tra le musiche, tra le canzoni che avevano colpito di più c'erano le canzoni dei Beatles, dei Rolling Stones e qualcosa dell'Equipe 84. Ma quando stavate insieme a Sabaudo o viaggiavate, cantavate, ascoltavate la radio, c'era interesse di Pasolini verso le canzoni? Beh, lui è stato cresciuto con la musica classica, infatti si vede anche nei suoi film, no? Che c'è sempre un Bach, un Mozart, quindi direi che la sua preparazione era quella, però appunto un po' perché frequentava i giovani, certamente qualcosa arrivava. I Beatles in quel momento poi erano al massimo della loro felicità espressiva, giravano il mondo, erano conosciuti dappertutto, erano molto cantati. Ma cantare, io credo, sinceramente credo che Pierpaolo fosse un po' stonato perché non lo sentivo cantare, cioè ascoltare sì, molto volentieri, ma cantare non tanto. Però devo dire una cosa, che nella poesia per me c'è tanta musica, la sua vera ritmica sta nella poesia,
Ricordiamoci che nella poesia fra fonema e semantema, no, prevale il fonema. Infatti la poesia è difficilissima da tradurre proprio perché c'è questa sonorità delle parole che è quasi impossibile ritrovare in un'altra lingua. E quindi lui l'orecchio per il suono ce l'aveva ed era molto intenso, molto chiaro. E poi per il ritmo, la cadenza, no? Ecco, però veniva fuori soprattutto dalla poesia. E la sua poesia, secondo me la grandezza della sua poesia sta nel fatto che lui ha mescolato una poesia di discendenza, diciamo così, neorealista con la poesia colta, raffinata, estetizzante. Ha messo insieme le due cose in maniera estremamente intelligente e originale. Io credo che questo è quello che colpisce della sua poesia. E poi forse quello che ancora colpisce è il fatto che lui abbia vissuto con tanta intensità le sue idee, si potremmo dire anche musicalmente. No, veramente, perché lui metteva tutto il suo corpo, tutta la sua passione, tutta la sua emotività nelle sue idee. E questo credo che poi alla fine la comunicazione avviene su quel piano lì. Che io sono convinta che la comunicazione anche della prosa, del teatro, avviene attraverso una piccola struttura musicale che è nascosta, nella prosa è più nascosta, nella poesia è più evidente, ma certamente lui ha agito su quel campo lì, anche se poi la musica, insomma, le canzoni, non aveva molta familiarità con le canzoni. Lui in questo documento infatti parla di musica leggera italiana particolarmente volgare, perché appunto queste canzonette un po' da jukebox, però in quegli anni nasceva anche, diciamo, quella che questa persona che ci siede qui ha chiamato canzone d'autore. E quindi, e poi lui ha collaborato comunque con Endrigo, con Modugno, poi dopo ne parleremo. La nostra curiosità rimane forte su questo, se comunque da questa nascente canzone d'autore lui insomma conosceva qualcosa. Però io vorrei dire un'altra cosa, che negli anni 50 non c'erano gli autori, c'era la musica colta e poi c'era le canzoni melodiche. Ecco, mi ricordo una cosa che mi ha molto colpito, che una volta eravamo con Maria Callas in Africa e io sono andata a chiamarla per pranzo, lei stava in una camera d'albergo e l'ho vista che stava vicino a una radio di quelle grandi di una volta, quelle di Radica, no? E allora sono andata vicino e ho detto che stai ascoltando, Maria? Io ero convinta che lei stesse ascoltando una opera oppure una qualche nuova cantante così. E invece stava ascoltando Rabagliati. Allora mi ha molto colpito, ho detto era ma una guarda, buona scelta comunque. Era una buona scelta, sì. E anche lei per esempio non è che cantava, no, forse i cantanti d'opera credo che non cantano mai fuori dal palcoscenico, no, almeno lei non cantava, però era una presenza straordinaria. Io che l'avevo vista sul palcoscenico, che mi era sembrata qualche cosa di fuori dal mondo, perché quando appariva lei scomparivano tutti gli altri, tutti. E quindi aveva questa forza, questa potenza. Poi quando l'ho vista venire all'aeroporto con i jeans stracciati, così, ho detto ma guarda questa diva che cos'è. E poi dopo ho avuto modo di conoscerla, ho capito che era una bambina, era una piccola greca rimasta bambina, molto molto ingenua, molto, però umile anche, umile. E mi ha molto impressionato questo cambiamento dalle glorie del palcoscenico all'umiltà della vita quotidiana, no? Ecco, però anche lì non si parlava di musica, mai si parlava di musica e non si ascoltavano le canzoni. Però quando lui poi faceva i film, no? Metteva dentro tante musiche, ma in generale, ecco, forse non tanto musiche attuali, moderne. Però quando gli hanno chiesto
e Laura Betti c'è entrata in questo, di fare, di scrivere delle canzoni, poi lui l'ha fatto, però non la parte musicale, insomma. Tornando a Giro a Vuoto, c'è da dire che non tutti i brani del repertorio erano canzoni, ma c'erano anche dei recitativi. Uno soprattutto va segnalato, che è rimasto a lungo tempo non realizzato discograficamente, ed era una bellissima poesia scritta da Pasolini sulla morte di Marilyn Monroe e che fu musicata all'epoca dal maestro Marcello Panni, che è qui in platea con noi e che salutiamo. Un altro testo esclusivamente poetico, ma questo succederà molti anni dopo, era una poesia che si chiamava Meditazione orale e che vide la luce su sottofondo musicale del maestro Morricone in uno stranissimo disco dedicato a Roma Capitale, e sono i due episodi di recitativi con musica che comunque tendiamo a considerare nel rapporto tra Pasolini e la canzone. Però facciamo un passo indietro, Enrico, e ritorniamo a Giro a Vuoto, e adesso dobbiamo parlare di quelle canzoni romane che lui ha scritto. E quindi, certo, interpelliamo anche lei. Comincio con te. Va bene. Sì, e ci sono queste tre canzoni, soprattutto in romanesco, insomma, che sono storie di femminili, di degradazione, di marginalità, di prostituzione, una realtà dura, eppure come sempre in Pasolini illuminata da un orgoglio sorridente, un ritorno di innocenza, no? Le prostitute sono ricorrenti nei suoi libri, no? In Ragazze di vita, in altri, c'è Mignotta, per esempio, si chiama proprio, dove c'è Nannina, e poi nei film Mamma Roma, Cattone. Questo romanesco che lui usa era il momento in cui aveva da poco scritto Ragazze di vita e Una vita violenta, e stava teorizzando l'uso, se dico qualcosa di sbagliato Dacia mi correggerà, me lo auguro, stava teorizzando l'uso di una mescolanza gergale fra l'italiano d'uso corrente, l'italiano letterario, il dialetto puro e il dialetto letterario, no? E quindi è un romanesco molto possiamo dire che mentre il friulano era la lingua materna di di una terra ideale, libera, invece il romanesco è una lingua realistica di verità crude e plebee, insomma. Umberto Fiori fece una bellissima analisi di queste canzoni in romanesco, facendo notare come il linguaggio parlato nel caso di Pasolini è proprio, non è solo evocato ma proprio riprodotto integralmente, cioè questo mondo popolare non è più raccontato dall'esterno ma parla proprio direttamente, no? E, ecco, due di queste canzoni uscirono subito in disco e sono Valzer della Toppa e Macri Teresa detta Pazzia. Di Macri Teresa magari parliamo dopo. Il Valzer della Toppa, la Toppa, voi siete romani, credo che sappiate che è la Sbornia. Nel datturiscritto originale lui ha scritto anche l'alternativa Sbornia, poi invece ha scelto per la Toppa. È la storia di una prostituta del testaccio che decide di fare vacanza quella sera, di non lavorare e addirittura di riprendersi così metaforicamente la verginità. Poi di Vazia della Toppa c'è stata una bellissima, fatemela ricordare, una bellissima interpretazione di Gabriella Ferri, che mi piace ricordare, poi anche da molti altri, Miranda Martino ed altri. E c'è anche una versione diversa, su una musica diversa, che chissà come mai, non so se tu Luciano ne sai qualcosa di più, Rossella Comi infilò nel suo disco. E in Valzer della Toppa ci sono appunto, riprendendo il discorso sul dialetto, ci sono queste espressioni desuete, no? Che io non so se voi, io non sono di Roma, non so se voi le usate ancora, bighi per pantaloni, raspa per giacca, capezza per catenina d'oro, bugiardello per l'orologio da panciotto, ecco. Capezza sicuramente. Sì. Chiamiamo allora... Sì, ascoltiamola allora, al Valzer della Toppa, e chiamerei sul palcoscenico Ilaria Pilar
Patassini. Me so fatta un quartino, ma data la testa, ammazza che toppa. Annina, Roscetta modesta, assate me fa. Vedi le foglie, vedi la luna, vedi le case, e chi l'ha mai vista con st'occhi mi viene da cantare. Lasciami verde e vada un'altra, stasera cocco niente da fa. E poi so vecchia e c'ho 30 anni, e il mondo ancora me lo da guarda. Mamma mia che luci che vedo qua intorno, le vie di testaccio mi pare no come del giorno di un'altra città. Che staria se fa sfarfalla. Va via amoretto e fa la tenda, stasera godo la libertà. Spara il guzzetto e torna a casa, che mamma tua te sta aspetta. Me so presa una toppa e mo so felice, me posso cercarmi, me sento tornata e sen fiore de verginità, verginità, verginità. Chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa. Allora, era il valzer della toppa, la musica era di Piero Umiliani. Pilar. Che... Una cosa subito. Enrico, la toppa. La toppa. La toppa. No, la toppa, la toppa, la toppa. Ti redarguisco subito sul romanesco, Enrico, scusami. Ragazzi, io vengo da Verona, figuriamoci, scusatemi. La toppa. Sei perdonato. Grazie. La toppa. Grazie di avermi corretto. Ilaria, tu hai un rapporto con pensavo che mi chiedessi, tu quando è che ti sei presa una toppa? Ma quella, pure prima, giù sotto. No, sì. Ma tu hai un rapporto con Pasolini che arriva da lontano, vero? Mi hai raccontato un po' di cose interessanti. Sì, allora in realtà è un rapporto che si protrae nel tempo, pur non avendo avuto modo e forse anche un po' per pigrizia di affrontare tutto il mare magnum di repertorio e di arte, di creatività, di materiale che ha prodotto Pasolini. In realtà quindi mi piace il fatto che sia proprio un mondo che vado ogni volta a sfogliare e mi incanta. La prima volta ci sono proprio andata a sbattere, era il 94, un anno non a caso, ero al liceo, sono entrata in classe, era la primavera del 94, non so se... E praticamente entrò in classe il professore di storia dell'arte, si sedette e disse: oggi non facciamo lezione. Ah, e che facciamo? Oggi leggiamo questo. E tirò fuori gli scritti corsari di Pasolini e ci fece leggere a turno, un po' per uno, il famoso articolo che Pasolini pubblicò dove si scagliava contro la televisione, i modelli televisivi e quello che lui pronosticava essere quello che la televisione avrebbe portato e il potere tremendo che aveva. Quindi ovviamente parlava poi del fatto che il fascismo
non era riuscito laddove invece la società dei consumi attraverso la televisione sarebbe arrivata. Ecco, mi sono comprata poi il libro il giorno dopo. Devo essere sincera, sono più interessata, cioè, ho letto tantissimo, devo dire che i romanzi ogni tanto è faticoso leggerli, però da romani noi, per noi è un po' faticoso, però è un po' faticoso, però per esempio tutta quanta la parte poetica, alcuni film e poi soprattutto lui, cioè io starei le ore ad ascoltare quello che dice perché mi stimola tantissimo. Poi per il mio esame di arte scenica al conservatorio ho portato Supplica a mia madre. Poi feci anche un progetto, anche uno spettacolo su Pasolini e poi la scorsa settimana tra l'altro sono stata ospite della televisione svizzera dove ho potuto appunto cantare oltre due canzoni che sentirete anche stasera. Mi hanno fatto fare anche questo, il mio primo incontro con Pierpaolo Pasolini di Giovanna Marini, è stato molto divertente, una sorta di monologo che Giovanna Marini ha scritto un po' a canovaccio su quello che è il suo primo incontro con lui. E devo dire che appunto si potrebbero dire tantissime cose, quello che è certo è che la grandezza di questo personaggio sta nella sua scomodità, così come un intellettuale deve essere scomodo, eternamente scomodo e con appunto, come si diceva prima, questo vivere veramente molto forte. Prima la signora Maraini ha detto una cosa che mi ha colpito perché l'ho ritrovata in un libro, e diceva appunto che la Callas era molto umile. E ho letto appunto invece questo rapporto ovviamente mitico tra la Callas e Pasolini. Io essendo anche una cantante classica ovviamente la cosa mi ha sempre molto affascinata, e lui appunto diceva giustamente che comunque la Callas veniva da un mondo agrario, contadino, greco, che era proprio quello che lo affascinava, che in più aveva, se appunto la signora dice appunto che aveva questo aspetto umile, credo che sia Franco Fortini, ma non voglio sbagliarmi, che diceva proprio di Pasolini che più che amare l'umiltà, lui ne aveva la competenza, aveva una competenza nella maniera di umiltà, non perché lui magari fosse umile, ma perché ne riconosceva la grandezza e la sapienza. Ecco, questa cosa, come tante altre, ma ecco, non voglio rubare tempo perché c'è altro da fare, però ecco, magari ci dovrebbe fare altre 10 puntate. Che adesso tu ci farai, a proposito di competenza, ci farai ascoltare un altro brano da Giro a Vuoto, che è questa canzone bellissima, una canzone dolente e sensuale, che si chiama Cristo al Mandrione. E si chiama Cristo al Mandrione. Eccimi, trento qua, tutta nuda e fragica, fino all'ossa, te guazza. Intorno a me, che c'è? Quattro muri zozzi, un tavolo, un bidet, fila me, si ce sei Gesù Cristo, guarda me, tutta zozza de pianto, abbi pietà me, io che non so niente, e te è re dei re, lavora senza mai rifiatare, moro, ma l'anima non sa. Niente, e te è re dei re,
senza mai rifiatare. Moro, ma l'anima non sa. Fileme, si ci sei, Gesù Cristo. Ilaria Pilar Patassini, grazie Ilaria. Adesso parleremo con Enrico di Cristo al Mandrione, che però rimase fuori da quell'album, da quel long play di cui abbiamo visto la copertina, ma fu invece raccolto in un disco successivo che uscì nel 1970 un po' clandestinamente. E sul retro poi si vede tra l'elenco delle canzoni, e oltre a Cristo al Mandrione c'era anche una rivisitazione del valzer della Toppa. Allora Enrico, Cristo al Mandrione. Sì, Cristo al Mandrione era comunque nella prima edizione originale del Giro Vuoto, ma discograficamente è uscito molti anni dopo, all'inizio degli anni 70. È la musica di Piero Piccioni, questo non l'abbiamo ancora detto. Pasolini, insieme ad altri intellettuali, si era occupato di questa borgata a seguito di un'inchiesta, di un'approfondita inchiesta antropologica del 56, quando era una zona molto degradata. E il Mandrone è anche, lo voglio ricordare, il contesto ambientale di un'altra canzone che abbiamo solo citato prima, che è Macri Teresa detta pazzia, che è una canzone molto interessante. Insomma, è una prostituta che pur di non rivelare alla polizia il nome del suo amato protettore e sedicente promesso sposo, finisce in galera. A proposito di quel discorso che si faceva sulla verità di queste canzoni, pensate che insomma è una canzone in cui la protagonista dichiara il nome, cognome, paternità, maternità, indirizzo, professione. Cioè tutte cose che potrebbero sembrare impoetiche, no? E invece nella canzone di Pasolini funzionano. Per di più la professione è quella della prostituta, e per di più minorenne, perché quando lei canta dice che ha 18 anni e che faceva la vita già da un anno. Quindi no. Tra l'altro questa Teresa in pratica è anche la protagonista della Mortaccia. La Mortaccia è del 59, quindi siamo comunque in quegli anni lì. È un'opera in prosa ispirata ai primi due canti dell'Inferno, di cui rimangono solo dei frammenti, che sono stati poi pubblicati nella raccolta lì dagli Occhi Azzurri, dove c'è Dante che accompagna Teresa al carcere di Re Bibbia. Ma Pasolini lo dice e lo racconta in un'intervista su Vie Nuove, immaginava Teresa, che praticamente è questa stessa Macri Teresa della canzone, immaginava Teresa come il Virgilio che guida una discesa contemporanea nell'inferno del Mandrione. Ecco. E preannunciava in questa intervista quest'opera come un'opera satirica, precisando che anche in questo caso avrebbe voluto fondere il romanesco della malavita usato da Teresa con il proprio italiano letterario, e svela come in questo inferno si sarebbe trovato di tutto, dai Magnaccia ai ministri democristiani, da Stalin al suo amico Moravia anche. Bene, siamo nel 1974, quando nelle sale cinematografiche italiane e europee esce un film che si intitolava Sweet Movie, di un regista serbo che si chiamava Dušan Makavejev, e le cui musiche, la cui colonna sonora era stata composta da Manos Agidakis, un compositore molto popolare in Grecia, e quanto se non forse più di Theodorakis. E molti di voi forse questo nome non suggerisce niente, ma se io vi faccio sentire alcune battute della canzone con cui vinse l'Oscar nel 1960 per il film Ma di Domenica di Jules Dassin, questa canzone era cantata da Melina Mercuri, sicuramente la riconoscerete. Chiedo ad Alessandro Greggio, il nostro pianista, di accennarla. Thank you.
Una canzone famosissima che si intitolava Tapediatu Pireai, ragazzi del Pireo, che in italiano per inciso fu incisa da Milva e anche da Dalida con un titolo molto pop, Uno a me, uno a te, si riferiva ai baci. Allora, chiediamo a Dacia Maraini come andarono le cose. Sì. E avevano chiesto a Pierpaolo di fare il doppiaggio di questo film, che fra l'altro è un film molto bello, era curioso, era molto d'avanguardia, diciamo così, e lui mi ha chiesto di collaborare. Noi avevamo già fatto, avevamo fatto già una sceneggiatura insieme, che era Fiore della Mille Una Notte, e beh, tanto per così inciso, è stata una sceneggiatura fatta di corsa, in 15 giorni, cosa che non si fa mai perché ci vogliono mesi per fare una sceneggiatura. Ma lui me l'aveva detto, guarda che c'ho fretta, abbiamo affittato una casa sulla spiaggia di Sabaudia, e Villa Antonelli, ancora me la ricordo, e lì abbiamo lavorato dalla mattina alle 7 a mezzanotte, cioè praticamente il mare era a 3 metri ma non ci abbiamo messo il piede proprio mai. E lui mi aveva detto, guarda, ci lavoriamo tanto anche forse di notte. Io pensavo che scherzasse, invece una volta di notte alle 3 si è svegliato e mi ha detto, no, guarda, ti devo dire una cosa a proposito di Zumurrud. Zumurrud era questa schiava che poi fa da contenitore, da raccontatrice di tutte le altre storie messe insieme. È una schiava così intelligente, così determinata, che riesce a farsi comprare da chi vuole lei. Questa è l'idea bella che aveva trovato Pierpaolo. E allora appunto noi la mattina ognuno lavorava per sé, cioè io lavoravo sui dialoghi dei vari racconti e soprattutto mi concentravo su Zumurrud. Poi dopo mangiato, si prendeva un panino perché non c'era tempo di mangiare, dopo mangiato ci si metteva insieme al tavolo e si rivedeva quello che io avevo scritto, quello che lui aveva scritto, lui naturalmente poi decideva quello da tenere o non tenere. Ed è stata una bellissima lavoro, questo vabbè tra parentesi. Dopo questa sceneggiatura sono arrivati delle altre proposte. E una di queste era il film di Dusan, che loro hanno chiesto di fare il doppiaggio. Il doppiaggio con lui era un lavoro abbastanza difficile perché lui non voleva, detestava le voci degli attori professionali. Quindi bisognava trovare delle voci che fossero autonome, che fossero, venissero dalla strada, ma nello stesso tempo dovevano saper doppiare, perché non è facile doppiare. Chi l'ha fatto lo sa, perché bisogna inserirsi dentro gli spazi delle voci con altre voci che devono essere credibili con quella faccia, con quei tempi, eccetera. E quindi è stato un lavoro abbastanza difficile con questi non attori. Però lui detestava quello che era professionalmente stabilito e voleva delle voci nuove, insomma, a volte voci. Lui ha fatto recitare Alfonso Gatto, Dario Bellezza, Natalia Ginzburg, Elsa, nei film, no? Ecco. Quindi abbiamo fatto questo lavoro e lì c'era la musica e abbiamo fatto anche le parole della musica. Certo, c'erano due canzoni particolari. Belle secondo me, sì. Molto belle. Molto. Diciamo i titoli, sì, c'è Forse vita sulla terra, I ragazzi giù del campo e... Ce l'avete qua? E come no? Sì, adesso le cantiamo, sì. E infatti chiamiamo Carlo Valente. Che canterà C'è forse vita sulla terra. C'è forse vita sulla terra, c'è forse vita nella guerra, c'è forse vita sulla terra, c'è forse vita nella guerra.
terra. È una gioia essere vivi, è bello essere furtivi, è bello sopravvivere, è dolce saper vivere, è bello essere matti, non tenere fede ai patti, fare tutto tutti nudi e mangiare sassi crudi. C'è forse vita sulla terra, c'è forse vita nella guerra, c'è forse vita sulla terra, c'è forse vita nella guerra. Prendi la libertà, la morte non ti avrà. Prendi quello che vuoi, respira a fondo e poi. È bello fare l'amore, è bello schiantare il cuore, è dolce essere contenti finché non te ne penti. C'è forse vita sulla terra, c'è forse vita nella guerra, c'è forse vita sulla terra, c'è forse vita nella guerra. È una gioia essere tristi, fare il male senza essere visti, è bello essere pigri, mordere come tigri, è bello essere cattivi e nel vizio molto attivi, è bello morire per uno scopo, è bello vincere al gatto e al topo. C'è forse vita sulla terra, c'è forse vita nella guerra, c'è forse vita sulla terra, c'è forse vita nella guerra, c'è forse vita sulla terra, c'è forse vita nella guerra, c'è forse vita sulla terra, c'è forse vita nella guerra, c'è forse vita sulla terra, c'è forse vita nella guerra, c'è forse vita sulla terra, c'è forse vita nella guerra, c'è forse vita sulla terra, c'è forse vita nella forse vita sulla terra, c'è forse vita nella guerra. Grazie. Carlo, complimenti. E mentre vediamo la copertina di questo storico 45 giri, nel fronte e nel retro, che raccoglieva queste due canzoni, ti chiedo: improvvisamente questa canzone è diventata di triste attualità, direi. Scusate, è forse quello che mi ha colpito di più, tristemente attuale. C'è forse vita sulla terra, c'è forse vita nella guerra, basterebbe questo per decifrare per questa canzone. E cantarla mi ha un po' messo, mi ha spaventato, mi ha messo in soggezione, perché è anche molto difficile da cantare. E quindi grazie, grazie, perché per me è stato nello stesso tempo bello ma non piacevolissimo cantare una canzone del genere, perché appunto, ripeto, è talmente attuale che spaventa. Grazie Carlo, grazie, grazie Carlo. A te, grazie a te, grazie a tutti. Allora, l'altra canzone che Dacia Marini e Pierpaolo Pasolini scrissero per questo disco era una canzone che si intitolava I ragazzi giù nel campo, ed è un motivo tipicamente melodicamente greco, se lo andiamo ad ascoltare con orecchie attente. I ragazzi giù nel campo, affidata alla voce di Virginia Dioletta.
ragazzi giù nel campo non si curano del tempo, ma si buttano dentro i fiumi per pescare la croce premio. I ragazzi giù nel campo danno la caccia ad un pazzo, poi lo strozzano con le mani e lo bruciano in riva al mare. Ragazzi giù nel campo dan la caccia ai borghesi, tagliano a pezzi le teste dei nemici e dei fedeli. Grazie. Virginia Violetta, grazie. Bravissima, anche lei una giovane artista di Officina Pasolini. Questa è una canzone anche profetica, perché insomma ci sono dei passaggi molto forti. Io prima ne abbiamo parlato, alcuni dei racconti che ha fatto questa sera Dacia sono in questo libro che è uscito da pochissimo e che vi consiglio assolutamente, che è Caro Pierpaolo, è un racconto per lettere e per sogni, ed è, diciamo, ce lo siamo divorato, è bellissimo, ci sono dei ricordi struggenti, bellissimi. Io faccio la domanda proprio quella più stupida: com'era essere amici di essere amica di Pierpaolo Pasolini? Ma Pierpaolo era molto diviso, perché nella vita privata, con gli amici, con le persone a cui voleva bene, era di una mitezza, di una dolcezza, di una tenerezza, veramente, guarda, non si può immaginare. E invece quando si rivolgeva al pubblico, quando scriveva i suoi saggi, i suoi interventi polemici, diventava molto aggressivo, molto duro, molto severo, a volte anche molto provocatorio. E allora la gente che non lo conosceva privatamente pensava che lui fosse quello là, quello della scrittura politica, diciamo così. Per cui lo pensavano un uomo aggressivo, un uomo violento. Invece poi lui lo dice anche in una poesia, lui dice: «La mia violenza sta solo nelle parole».
lui come persona veramente non era capace di far male a una mosca, no, veramente. Infatti quando Pelosi ha detto che lui l'aveva aggredito e che lui, abbiamo capito subito che c'era era una menzogna, perché Pierpaolo non aggrediva nessuno, non era un predatore, non era violento, mai nella vita, era dolcissimo, quindi evidentemente si capiva che era una menzogna. Infatti poi lui alla fine ha detto che non era stato lui a ucciderlo. Vabbè, lì non si sa, purtroppo non si sa niente sulla morte di Pierpaolo, è rimasto un mistero, uno dei misteri del nostro paese, purtroppo seminato di misteri di questo genere. Negli anni 70 ce ne sono stati veramente tanti, tanti, sì, che ancora non sono risolti, non sono risolti. Comunque appunto era una persona un po' divisa, per cui però tutti quelli che lo conoscevano da vicino sapevano quanto lui fosse gentile, d'animo, attento agli altri, sereno e tenero. Ecco, per esempio, la Callas, torno perché effettivamente fa impressione, e lei che veniva da, almeno così mi raccontava, da rapporti piuttosto difficili con uomini piuttosto duri, piuttosto imperativi, aveva trovato in Pierpaolo una persona talmente gentile, affettuosa, dolce, struggente, che era veramente innamorata di lui, tanto, tanto, tanto. Questo credo che anche a lei fosse stata incantata dalla dolcezza di quest'uomo, che lo era, veramente lo era. Però la gente non ci crede perché legge quello che lui scrive, che è piuttosto severo. Lo si capiva anche dalla voce, però aveva una vero, perché la voce, quando bello. Uno lo sente parlare, a parte che c'ha quell'accento friulano, ma anche una voce dolce, una voce soave, direi, anzi, proprio mai, guarda, io non l'ho mai sentito in, diciamo, 18 anni di convivenza, insomma, nel senso di amicizia. Anche in viaggio si convive, proprio perché si sta tutti i giorni insieme. Non gli ho mai sentito una parola dura, una parola aggressiva, un insulto, una violenza, una voglia di umiliare gli altri, mai. Ciò, sai, era effettivamente molto diverso da quello che appare in pubblico. Volevo fare anch'io una domanda a Dacia Mareini sul libro, che è un libro dove i sogni hanno un'importanza fondamentale, no? Perché Pasolini appare spesso in sogno, ed è un'apparizione in sogno che alla fine la fa convincere a scriverlo, questo libro. E volevo una curiosità: una volta consegnate il manoscritto all'editore, la prima bozza, la seconda bozza, cioè una volta che il libro era definitivamente uscito dalla sua scrivania e dalla sua casa, Pasolini le è tornato in sogno poi? Sì, perché avevo preso un po' l'abitudine, cioè dopo il primo sogno sono arrivati altri, poi scrivendo dei sogni è diventata una pratica, insomma, no? Io dico che questa cosa mi viene un po' dalla mia del mio fatto che io ho abitato in Giappone per 8 anni da bambina. Io la mia infanzia l'ho passata in Giappone. In Giappone i morti sono delle presenze benigne, affettuose, che partecipano alla vita dei vivi, capisci? Mentre da noi i morti fanno paura, sono dei vampiri oppure dei fantasmi che fanno paura, lì invece no. Addirittura in ogni casa giapponese c'è una piccola zona dove ci sono si immagina che vengono gli antenati, i morti, e si lascia ogni sera qualcosa da mangiare, si lascia il riso, il sake, il zukemono, si lasciano dei piccoli dolci, perché vengono e loro sono delle presenze positive, capisci? Non c'è questo rapporto di paura con la morte, e forse io questo un po' l'ho assorbito, per cui a me viene spontaneo
di avere un rapporto di dialogo, naturalmente immaginario, simbolico, con un morto, senza per questo pensare a qualcosa di macabro. Insomma, la morte come qualcosa di macabro credo che faccia parte della nostra cultura. 1962, sugli schermi cinematografici italiani esce Mamma Roma, il secondo film di Pasolini. È un film che non ha una vera e propria colonna sonora, nel senso che la colonna sonora c'è ma non viene pubblicata su disco come ancora poco si faceva in quell'Italia dei primi anni 60. Venne pubblicato solamente un 45 giri che conteneva due brani strumentali. Però, per quelli che hanno visto il film e se lo ricordano, ecco la copertina, questa è la locandina del film e poi comparirà la copertina del 45 giri. Per quelli che se la ricordano, che il film, poco dopo l'inizio c'è la scena dello sposalizio. Il protettore di Mamma Roma si sposa con una giovane ragazza e Mamma Roma si ritiene a quel punto affrancata dalla protezione di questo uomo che si chiama Carmine, interpretato da Franco Citti, Mamma Roma naturalmente Anna Magnani, e la sposa, che non viene citata col suo nome ma semplicemente come la sposa, era interpretata da Maria Bernardini. Durante lo sposalizio c'è una stornellata, sono cinque strofe di stornelli che subito hanno fatto venire a degli attenti osservatori di a questi due signori soprattutto il dubbio che quei versi fossero scritti da Pasolini, vero Enrico? Sì, sono cinque stornelli popolareschi, non dico i titoli perché magari sbaglio la pronuncia romana e poi mi ammazzate, ma però proprio da lui, che aveva fatto il canzoniere italiano, aveva esplorato tutta questa grande massa di componimenti popolari, si sarebbe potuto pensare che fossero di origine popolare. Però a me mi è subito venuto il dubbio che secondo me non erano scritti da lui, quindi erano dei falsi popolari, insomma. E poi siamo andati a cercare alla SIAE, effettivamente questi testi sono depositati con la firma di Pasolini, che poi questo non vuol dire necessariamente, però secondo me sono proprio di Pasolini. Il dubbio potrebbe venire perché, per esempio, le musiche sono firmate in SIAE da Carlo Rustichelli, che era l'autore il direttore musicale del film, più che altro. Però, insomma, perché chiaramente sono melodie di tradizione popolare, però Rustichelli le aveva leggermente adattate, come si usa in questi casi, capita di firmarle. Ecco, in effetti sul disco sono usciti, è uscita una cosa che si chiama Stornello, che però è un brano per banda, quindi non c'entra. E poi Luciano, vero tu? Allora mi sono un po' appassionato alla faccenda e ho trascritto il testo che si desume dall'ascolto dalla visione e dall'ascolto di quella scena. E ho contattato la casa editrice che detiene i diritti di edizione musicale di questa composizione, che in SIAE risultava appunto Stornello Roma Bella, firmato Pier Paolo Pasolini, Carlo Rustichelli. Ho inviato a loro il testo che avevo tratto giù dal film e loro mi hanno confermato che il testo del bollettino di deposito SIAE firmato Pasolini e Rustichelli combaciava con quello del film. E quindi è una nuova composizione che attribuiamo a Pierpaolo Pasolini. E che adesso ascolteremo. Che adesso ascolteremo dalle voci di Isabella Alfano, Jacopo Bertini e Virginia Violetta. Stornello Bella Roma. Scusa, mi dai voce? L'ascoltiamo a cappella, come è cantata nel film, eh? Virginia canta i due stornelli che erano cantati da Anna Magnani, naturalmente Isabella quello dalla sposa e Jacopo quello da Carmine, interpretato da Franco Citti. Prego. Ma che ci volete insegnare la Bibbia a noi? La messa va detta cantata a Mamma Roma e faccela te una bella cantata de core. Ah, canto io? Manna Mamma Roma. Ah, canto io, senti. Fior de gaggia,
Quando canto io canto con allegria, e se io dico tutto rovino sta compagnia. Fiore di sabbia, tu ridi, scherzi e fai la santa donna, e invece in petto schiatti dalla rabbia. Fiore de menta, ferme de bocca che c'è un innocente, è meglio che non veda e che non senta. Fior de cucuzza, una donna per sti baffi andava matta, e ora che li ha persi c'è van puzza. Fiore de merda, io me son liberata da una corda, e adesso tocca un'altra fa la serva. Isabella. Grazie. Alfano, Jacopo Bertini, Virginia Dioletta. Grazie. E onestamente sarebbe il caso di chiamare il nostro complice, che è Piero Fabrizi, che è il direttore musicale di questa serata, e se viene qua lo salutiamo. Piero, dove sei? Dove sei? Non lo vedo. Ecco, no, non c'è. Forse non è più... Eccolo, eccolo Piero. Piero. Allora, questi giovani artisti di Officina Pasolini sono straordinari. Che soddisfazione, che bellezza, bravo. Che felicità. Sì, siamo molto orgogliosi, parlo al plurale perché c'è Tosca giù che palpita insieme a me, insieme a noi. Questa vostra realtà è bellissima, è importante, questa di Officina Pasolini, perché anche per esempio Carlo Valente è stato uno un nostro ex studente. Pilar, non l'abbiamo detto, ma è anche una docente di interpretazione della canzone d'autore. Quindi qui c'è proprio l'anima. Siamo una grande famiglia, e devo dire che questo è un luogo ideale, dove, mettiamola così, con strumenti antichi e moderni lavoriamo tecnicamente all'emozione. Questo secondo me è quello che cerchiamo di fare qui dentro, in tutte le direzioni possibili, dando ai ragazzi la possibilità di, come dire, prolungare il nostro percorso. E quindi complimenti, un applauso a Officina Pasolini. Grazie, grazie Piero. E adesso qui devo interpellare di nuovo Enrico, perché qui ci stanno due autori che tu ami molto, uno è Pasolini e l'altro è Sergio Endrigo. Sì, Sergio Endrigo, la storia di questa canzone. Allora, siamo nel 1962, Ennio Melis, il direttore della RCA, rimane incantato da una delle canzoni di Endrigo, effettivamente una canzone insolita per l'epoca, che era Via Broletto 34, e pensa di proporre a Pasolini di scrivere delle ballate analoghe sui Ragazzi di Vita, diciamo. Pasolini in quel momento stava incidendo per l'RCA dei propri testi letti da lui stesso per una collana che aveva proprio una collana ideata da Sergio Pardotti, dove gli autori stessi leggevano le proprie prose, insomma. E quindi Endrigo incontra Pasolini per vedere di fare sta cosa, e Pasolini stava partendo per l'Africa perché stava progettando il film, un film che poi non è uscito, Il Padre Selvaggio, e anche un altro film che è Appunti per un'orestiade africana, che invece uscì alcuni anni dopo, nel 70. E gli dice Endrigo di guardare nella Meglio Gioventù. La Meglio Gioventù era, in un primo tempo era il titolo di un romanzo, poi è passato a titolare una raccolta di versi friulani. E tra l'altro La Meglio Gioventù era proprio un verso di canti popolari, di canti militari, che erano nel canzoniere, nel famoso canzoniere italiano che lui aveva raccolto, Bandiera Nera e Sul Ponte di Perati.
Endrigo sceglie questa cosa, il soldato di Napoleone. Pierpaolo gli dice di fare pure quello che voleva, perché era in friulano, e Endrigo gli chiede se può cantarla in italiano, e lui risponde: guarda, piuttosto che non la legga nessuno è meglio che la fai in italiano. E lui stesso aveva, diciamo così, tradotto il testo in nota, e Endrigo si basa su quello. Esce nel primo 33 giri di Endrigo nel 63, è la storia di Vincenzo Colussi, soldato di Napoleone, che dopo 7 mesi nel ghiaccio a conquistare la Russia, ferito, abbandonato in Polonia, si salva squarciando il ventre del suo cavallo per rifugiarsi vi dentro. Sottolineo in particolare questo verso, poi la storia finisce bene perché prevale l'amore, Vincenzo incontra Susanna e scappano in Francia per sposarsi. Nella storia sono adombrati la bisnonna di Pierpaolo, che era una ebrea polacca, e l'antenato friulano che la portò non in Francia ma in Friuli. Ma dicevo che ho sottolineato in particolare quel verso perché questa canzone, anche per il fatto che durava più di 5 minuti, che non era, per così dire, una misura radiofonica diremmo oggi, e tantomeno televisiva, perché in un programma molto bello di quegli anni, Canzoniere Minimo, l'autore Umberto Simonetta aveva invitato Endrigo a cantare questa canzone, ma la direzione della RAI l'aveva censurata proprio per questo verso in cui si dice: Vincenzo gli squarcia il ventre con la sua baionetta e dentro vi ripara la vita che gli avanza, che poi è un'usanza abbastanza comune in questi casi tragici, non so, dei popoli della steppa, dei nativi americani. E c'è anche, se qualcuno se lo ricorda, anche nel Luke film Skywalker, esatto, con Han Solo, sì, bravo, esatto, su, ecco. Guerre stellari. Pierpaolo Pasolini e Endrigo si rifiutarono di togliere questa frase e la canzone non fu cantata in TV, e guarda caso in nessuna raccolta antologica successiva di Endrigo questa canzone compare. E noi stasera la ascoltiamo nell'interpretazione di David Riondino, che invito sul palco. Sì, è un racconto, una specie di racconto volante che attraversa molti territori, quindi pregherei l'amico Alessandro di farci vedere fisicamente la Polonia, un cavallo, un soldato, Napoleone, Susanna, il babbo di Susanna, un carretto, Parigi e il prete che celebra la messa. Non è difficile. Vado via per il mondo, lascio il padre e la madre, vado via con Napoleone. Addio vecchio paese, addio giovani amici, Napoleone chiama la meglio gioventù. Quando si alza il sole, al primo chiaro del giorno, Vincenzo col suo cavallo di nascosto se n'è partito. Correva lungo il tagliamento e quando suona mezzogiorno, Vincenzo si presenta a Napoleone. Come furono passati 7 mesi, sono in mezzo al ghiaccio a conquistare la Russia, perduti e abbandonati. Come furono passati 7 giorni, sono in mezzo al cielo della grande Polonia, feriti e prigionieri. Spaventato il cavallo fuggiva per la neve e sopravviveva Vincenzo, che ferito delirava, gridava: fermati cavallo, ferma, fermati ti prego, perché ti voglio dare un mannello di fieno. I
il cavallo si ferma e con l'occhio quieto e buono guarda il suo padrone che oramai muore di freddo. Vincenzo gli squarcia il ventre con la sua baionetta e dentro vi ripara la vita che gli avanza. Susanna con suo padre passa di lì sul carro e vede il giovincello nei visceri del cavallo. Salviamolo, padre mio, questo povero soldato che muore nella Polonia da tutti abbandonato. Chi siete, bel soldato, venuto da lontano? Sono Colussi Vincenzo, un giovane italiano, e voglio portarti via appena sarò guarito, perché nel petto con gli occhi mi hai ferito. No, no, che non vengo via, perché mi sposo questa Pasqua. No, no, che non vengo via, perché a Pasqua sarò già morta. La domenica degli ulivi piangevano tutti e due, e l'uno e l'altra a piangere si vedevano da lontano. Il lunedì santo si vedono nell'orto e si danno un bacio come due colombi. Il giovedì santo, che nascono rose e fiori, scappano dalla Polonia per saziare l'amor. La domenica di Pasqua, che tutto il mondo canta, arrivano innamorati in terra di Francia. La domenica di Pasqua, che tutto il mondo canta, arrivano innamorati in terra di Francia. Allons enfants de la patrie, les jours de gloire est arrivé. Davide Biondino. Grazie. Davide, siediti, vieni con me. Davide, sei proprio un tipo pasoliniano tu, eh? È vero? Lanciando la palla per una cosa, perché da oggi c'è questo podcast che stiamo facendo con Elisabetta e con Davide Rondoni, un quasi omonimo, che intervistiamo ogni volta qualcuno che abbia avuto a che fare con il lavoro di Pasolini o con i percorsi di Pasolini. È intitolato Tipi pasoliniani. Abbiamo incontrato una ventina di persone, 15 fino ad ora, concluderemo con una ventina di conversazioni, naturalmente se vuoi, sei io invitatissima. Un'ampia, ci accorgiamo di come sia stato importante il lascito letterario, psicologico. Abbiamo cominciato con Celestini, che come credo sappiate ha fatto uno spettacolo, si chiama Museo Pasolini, poi abbiamo proseguito con, che ti devo dire, c'era Vendola, strano fatto, che ha scritto una poesia su Pasolini, e che Aurelio Picca, molto interessante sul racconto, diciamo, della Roma di Pasolini, Fabrizio Gifuni recentemente, insomma tanti altri che hanno raccontato di Pasolini in moltissime maniere, Antonio Agnoli sul lascito letterario di Pasolini. Si rilevano molte cose su Pasolini, che è molto conosciuto, molto noto, molto amato. Per inciso, se vai da un libro, cercando le vecchie edizioni delle poesie dei Meridiani, non la trovi più praticamente. C'è un gap su alcune pubblicazioni, mentre i librai dell'usato dicono che è richiestissimo e che non hanno tutti i libri che vorrebbero. Come ti spieghi? Cioè, come ti spieghi che lui prima è stato tanto odiato e oggi è amato? Come te lo spieghi questo? Io credo che sia un affetto proprio per
per la persona in qualche modo, no, non necessariamente chi lo ama conosce tutta l'opera, ma ha una tipologia, un carattere, un modo di affrontare, diciamo, la contemporaneità. Ma tu lo sai che è stato molto odiato. Eh beh, certo, certo. Molto tenuto in disparte, direi quasi c'è stata una specie di licenza ad ucciderlo, insomma. Sì, però è strano che poi invece dopo la sua morte, per fortuna, si è trasformato. Strano. In realtà dopo morti tutti quanti spesso tendono a essere, no? Essere finalmente non ci sono più. Però qualcuno viene dimenticato, invece lui... No, lui assolutamente no? È in grande ripresa, anzi. Appunto. E la coincidenza, se mi permette di dire, cioè, un omaggio a Pasolini, credo sia giusto... non tanto inserirlo in questioni contemporanee, ma capire che lui affrontava sempre le cose da un punto di vista molto particolare. Io mi capitava di leggere, sai che Pasolini contesta come fosse il male peggiore che può capitare a una società il consumismo, cioè la necessità di vivere per delle merci, per dei marchi, per delle cose che diventano... Diceva che l'essere umano si trasforma in merce. Si trasforma in merce. E tutta questa baraonda di, no, di Amazon, di Coca-Cola, di cose... Leggevo un articolo, Anna Zapatova, mi sembra si chiami, sulla stampa, che descriveva gli effetti dell'embargo in Russia, raccontando come in un supermercato non si trovassero più queste cose, e faceva una lunga elencazione esattamente delle cose che sono i simboli della società del consumo, come se in qualche modo, compreso anche delle affermazioni di un giovanotto che diceva tenetevi pure il Donbass ma datemi Apple Music, cose di questo tipo, per cui come se le merci fossero pallottole, davanti all'attacco bellico si risponde con altri colpi, e i colpi sono la sottrazione di merci, per dire a che punto è arrivato nell'immaginario questa divorare l'antico modo di vivere che Pasolini aveva accolto benissimo. E questo è impressionante. Sì, questo è vero, però nello stesso tempo ha suscitato questa guerra, questo momento terribile di violenza, ha suscitato anche per la prima volta forse una voglia di combattere per qualche cosa, per una democrazia, per la libertà. Sì, beh, sai, è un discorso. No, io spero che finisca presto. In Ucraina c'è. Cioè, certo, da noi un po' meno, ma insomma, però qualche cosa è passato. Sì, vedo sì che è passato. Io sono rimasto molto proprio colpito da questo fatto del conflitto tra due modi. Cioè, non c'è un tempo, noi si era abituati, o anche ai tempi di Pasolini, a vedere uno schieramento nel quale da una parte c'è una bandiera utopica molto segnata, che fosse più o meno criticabile, che fosse più o meno critica, ma era una bandiera rossa. Nelle sue poesie è presente tutto questo. Adesso non vediamo questo, vediamo due bandiere, non ce n'è una rossa, ha in modalità diverse di una violenza d'aggressione che c'entra con forse il dispotismo. Però se di fronte all'aggressione, alla prepotenza, al dispotismo si risveglia un bisogno di autonomia, di libertà, di democrazia, questo è una spinta ideale, secondo me, molto importante. Se questo orrore porta a una migliore rapporto, per esempio, con i paesi europei che per la prima volta si sentono più vicini e solidali, forse qualcosa di positivo. Bene, torniamo alla musica, torniamo alle canzoni. Dopo Sergio Endrigo, l'incontro con un altro grande cantautore, stiamo parlando di Domenico Modugno, che incrocia la strada di Pasolini in due diverse occasioni, vero Enrico? Sì. Nel primo caso con la mediazione, chiamiamo così, di Ennio Morricone, perché il film famosissimo Uccellacci e Uccellini aveva, qualcuno se lo ricorderà, i titoli di testa che erano cantati, ed erano cantati da Modugno su una musica di Morricone, una musica che non era una musica banale, se ve la ricordate, anzi Morricone ne era orgoglioso, perché diceva che in questo motivo, insomma, facile, però ci aveva messo delle citazioni classiche. Infatti c'era una citazione dell'aria, di un'aria del Flauto Magico. La seconda volta è invece per l'episodio Cosa sono le nuvole, dal film
capricciola italiana, con Modugno sto parlando. Siamo nel 68, e, allora c'è questa scena meravigliosa, Modugno interpreta il ruolo dello spazzino che raccoglie i corpi delle due marionette umane, diciamo così, Otello e Iago, che sono Ninetto Davoli e Totò, che sono state appena massacrate da un pubblico inferocito per una loro recita di Otello in teatrino di paese, e vengono gettati, terrorizzati in una discarica, aprono gli occhi, guardano il cielo e mentre la musica di Modugno della canzone cambia in un adagio di Mozart, poeticamente si chiedono cosa sono le nuvole, scoprono l'esistenza delle nuvole, c'è il famoso frase finale di Totò che dice: ah, straziante, meravigliosa, bellezza del creato. Ecco, questa Cosa sono le nuvole è forse la canzone più famosa di Modugno, è stata interpretata moltissime volte da molti altri artisti. E noi abbiamo un piccolissimo contributo di Radio Rai in cui si sente Pasolini che parla proprio di questa canzone. Pasolini, e lei ha anche scritto, se non sbaglio, parole per qualche canzone? Ma ho scritto due canzonette per Laura Betti. Due canzonette. E poi ho scritto, però facendo una specie di collage da Shakespeare, una breve canzone da inserire in un mio episodio che si intitola Che cosa sono le nuvole, che faceva parte del film Capricciola italiana. Queste mie parole, queste mie canzonette, l'ha musicata Modugno, devo dire, molto bene. Ilaria Pilar Patassini. Dannato se non ti amo, e se così non fosse non capirei più niente. Los
soffia il cielo, lo soffia il cielo. Soffia il cielo, lo soffia il cielo, così, così. Umberto Scaramozza alla chitarra. Ilaria Vilar Patassini. Il mio incontro con Pasolini fu bello, racconta Modugno, ma breve. In un primo tempo voleva utilizzarmi per un'opera che doveva rappresentare alla Piccola Scala di Milano, cosa che poi non fece. Recitai invece nell'episodio Cosa sono le nuvole, da lui diretto nel 1968. Dal titolo del film nacque anche una canzone che scrivemmo insieme. È una canzone strana, mi ricordo che il testo Pasolini lo realizzò estrapolando una serie di parole o di piccole frasi dall'Otello di Shakespeare e poi unificando il tutto. Questo era il ricordo di Modugno dell'esperienza con Cosa sono le nuvole. Elisabetta ha controllato l'Otello di Shakespeare, ha ritrovato i passi che Pasolini aveva utilizzato. Quasi tutti di Otello, ma c'è anche Brabanzio, il papà di Poi me lo di passi Desdemona. Questo lavoro che hai fatto. Sì. Grazie. Sì. Allora, ci avviamo alla conclusione di questa serata così ricca di belle cose da ascoltare, sia parlate che cantate che recitate. E ci siamo concentrati sulla produzione di Pasolini, cioè dischi o canzoni o usciti prima della sua morte, perché dopo la sua morte ci sono state un interesse che ha cominciato a svilupparsi soprattutto negli anni 90. Però prima c'erano state anche altre circostanze che hanno messo la loro attenzione sul lavoro di Pasolini come autore di canzoni. E ricordo che nel decennale della scomparsa, nel 1985, ci fu uno spettacolo al Teatro Olimpico di Roma, dove, diviso in due parti, nella prima parte c'erano le canzoni di Pasolini, quasi tutte quelle che avete ascoltato stasera, interpretate da Anna Melato, mentre invece nella seconda parte Giovanna Marini interpretava poesie musicate, poesie friulane musicate da lei stessa. Poi successivamente ci fu un altro importante avvenimento che si concretizzò in un disco e poi in uno spettacolo, vero Enrico? Ah sì, nell'89 io, affascinato da queste canzoni, decisi di raccoglierle tutte, quelle che esistevano, rintracciabili allora, e di farne uno spettacolo e anche un disco che affidai alla cantante veronese Grazia De Marchi. Uscì prima un LP con una bellissima copertina del nostro amico Milo Manara, che adesso vediamo. Ecco, benissimo. E poi tra l'altro il vinile è diventato negli anni successivi un CD, prima un CD allegato a una rivista di musica e ultimamente anche proprio un CD ufficiale. Ecco, da questo lavoro lo stesso anno ne partì un altro, voluto da Club Tenco e dall'Estate Fiesolana, ovvero uno spettacolo in cui Grazia De Marchi cantava le canzoni di Pasolini e Duilio Del Prete, un artista che non smetterò mai di ricordare, tanto è stato un genio che appunto merita di essere ricordato di più, attore, cantautore, eccetera, e Duilio Del Prete cantava le canzoni di Italo Calvino, era anche il regista. Real Gar era il titolo di questo spettacolo, un'idea di Duilio. Real Gar è una parola araba che vorrebbe dire polvere di miniera e indica il solfuro d'arsenico, cioè un minerale rosso in forma di cristallo. Allora, nella sua testa, polvere, miniera,
arsenico, rosso, cristallo, erano tutte categorie proprio fisiche, ma anche mentali, imparentate con l'uno o l'altro mondo poetico dei due autori, no? E infatti lo spettacolo era un continuo contraltare reciproco fra l'uno e l'altro. Pasolini con le sue canzoni terragne, corrosive, tormentate, però ben piantate in terra e anche spesso volte al femminile, come abbiamo anche un po' visto stasera, al materno, no? E Calvino invece, le canzoni di Calvino più, come dire, trasparenti, più sognanti, più evanescenti, come Pulviscolo appunto, con dentro un'idea più libera e astratta, come la fantasia di un bambino, ecco. E entrambi però da questo spettacolo, da questo confronto fra questi due grandi artisti che comunque scrissero canzoni, emergeva una, secondo me, una grande religiosità comunque in entrambi, paradossalmente forse più diffidente in Calvino e più dialogante con Dio in Pasolini, se non sbaglio. E poi qualche anno dopo questo signore qui a fianco, Luciano Ceri, ha raccolto tutte le canzoni originali in un disco che si chiamava Luna di Giorno e lo ha fatto insieme con... Insieme a Laura Betti. È stata un'esperienza molto bella e molto affascinante perché lei sposò subito quest'idea e riuscimmo a fare, insomma, in poco tempo. Mi ricordo, io la contattai in gennaio, l'anniversario della scomparsa nel 95 era a novembre, però insomma riuscimmo a fare tutto quanto e fu un bel modo di essere vicino a Laura, così, così dolce anche nella sua irruenza un po' selvaggia certe volte. Abbiamo detto che molte canzoni sono state scritte ispirandosi alla figura di Pierpaolo Pasolini, molte canzoni sono state scritte traendo spunto dai versi di sue poesie, c'è stato un interesse crescente attraverso gli anni 90 e 2000 e noi vogliamo chiudere questa serata con una canzone che ci sembra significativa perché è una canzone molto affettuosa nei confronti di Pasolini. Esatto, ed è Apà, è affettuosa innanzitutto perché Apà sicuramente lo chiamavano a Roma. Apà è una canzone di Francesco De Gregori, è uscita su Scacchi e Tarocchi nel 1985, è una canzone bellissima, struggente e c'è questo riferimento al Vangelo secondo Matteo, molto importante anche perché è un riferimento che Pasolini userà anche, ritornerà spesso nelle sue opere, per esempio torna su Teorema. E mentre invito Carlo Valente a salire sul palco e per cantare Apà, io vi leggo il passaggio del Vangelo secondo Matteo a cui facciamo riferimento, ha fatto riferimento Pasolini, farà riferimento Francesco De Gregori. Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, né mietono, né ammassano nei granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non contate voi forse più di loro? Osservate come crescono i gigli del campo, non lavorano e non filano. Ora, se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani verrà gettata nel forno, non farà assai più per voi, gente di poca fede? Carlo Valente. Se c'era luna e né che occhi aveva il ragazzo, ma mi ricordo quel sapore in gola e l'odore del mare come uno schiaffo. Ah,
così lontana. E c'era Roma così vicina. E c'era quella luce che ti chiama come una stella mattutina. Resto. Voglio vivere come i cigni dei campi e come gli uccelli nel cielo campare. E voglio vivere come i cigni dei campi e sopra i cigni dei campi volare. E voglio vivere come i cigli dei campi e sopra i cigli dei campi volare. Ava, ava, tutto passa, il resto. Grazie. Bene, grazie a Carlo Valente, grazie ai nostri ospiti Enrico De Angelis, Davide Riondino, Dacia Maraini, grazie di essere venuti e di aver partecipato. Grazie ai musicisti Francesco Puglisi al contrabbasso, Alessandro Greggio al pianoforte, Umberto Scaramozza alla chitarra. Grazie a Ilaria Pilar Patassini, a Carlo Valente, a Isabella Alfano, a Virginia Dioletta, a Jacopo, scusate non mi ricordo il cognome. Bertini, grazie a Piero Jacopo Fabrizi Bertini per la direzione musicale, grazie Piero. Grazie a tutta Officina Pasolini, a Viviana Fulli, a Alessandro Greggia perché fa anche questo, a Viviana Concas, all'ufficio stampa Antonella Mucciaccio, a Martina Colaprico, Camillo Grassi, Loris Durante, Marco Laudando, Stefano Crialesi e per le riprese a Pepper Pot, Mario Cuozzo, Alessandro Forte e grazie a Tosca Donati che se c'è ancora, se viene qui con noi a salutarci. E grazie a Luciano Ceri e Elisabetta Malantrucco. C'è Tiziana? Eccola. Grazie Tiziana, grazie, grazie. Guarda, ti hanno messo lì il microfono. Ecco, sì, voglio che sì, sì. Vai. No, mi è venuto un colpo. No, no. Non ho preparato niente. Noi ti volevamo salutare, ringraziare. È un piacere, bellissimo, dei racconti incredibili e soprattutto siamo fieri, quello che ha raccontato prima Dacia, del fatto appunto che c'è stato un insomma un modo di non ricompensare la figura di quest'uomo quando era in vita, dopo è successo quello che è successo, ma non ci sono luoghi intitolati a lui se non il teatro a Casarsa della Delizia e noi per questo quando abbiamo potuto abbiamo voluto far nascere una casa libera, perché qui dentro ci sono degli artisti legati alla canzone, al teatro, al multimediale, proprio sotto la sua filosofia artistica e di vita che era la libertà, e noi siamo molto fieri di essere Officina Pasolini. Buonasera a tutti.